Ciao, sono Stefan Larsen, ho creato i The Likes of Me insieme ad Andrea Maraschi, che oggi non è potuto venire, lo ricordiamo tutti con affetto. Abbiamo creato questo progetto volendo includere voi, The Likes of Me, sareste voi, quelli come me, che state guardando questa intervista. Off-Broadway vuole essere un ritratto dei linguaggi artistici di oggi, rappresentati chi da un critico, chi da una persona che si ingozza, chi da un'altra che è intenta a fare altro durante l'opera teatrale, che viene vista come uno spettacolo che nessuno guarda. E Broadway appunto sarebbe il circuito teatrale per eccellenza e noi abbiamo fatto il tributo a Off-Broadway, cioè tutto ciò che è tagliato fuori in un certo senso. È un progetto ambizioso che vuole associare alla musica è una poetica teatrale e cinematografica. È una soddisfazione ma anche una responsabilità, perché il nostro caro Giancarlo Cornetta era un grande batterista prima che noi iniziassimo a suonare, prima che nascessimo, questo non dite. E mentre Luigi Di Lewis è un personaggio, è un grandissimo produttore, è veramente una persona che ci ha aiutato tanto, se non fosse stato per lui, non solo come professionista, ma anche come uomo che ama la musica, non saremmo qui. Questo è il suo studio, la LRS Recording Studio, e gli dobbiamo tanto, oltre a tutto il whisky che ci ha offerto. E ci siamo ritrovati su questo set, io perché conoscevo Andrea. E io perché conoscevo Giordano, Toretti, regista. Ciao Giordano. Tutto lo vogliamo. Col medico non ci siamo più incrociati. No, ci siamo incrociati su Ben-Hur, ti ricordi? Cavolo, su, che lei aveva la boccia perché aveva appena fatto Braccialetti Rossi e io avevo il barbone perché dovevo fare lo schiavo. E quando è nata l'occasione di girare Off-Broadway The Likes of Me, siamo stati molto fortunati perché insomma ci siamo ritrovati e devo dire è stata una bellissima esperienza. Bene, allora, sì, è stato divertente tornare poi nel Teatro Orione, perché non so se ti ricordi, certo che noi su quel palco, ai tempi di medico, abbiamo fatto anche un raduno di un medico in famiglia, ma sì. Ti parlo sempre di 5-6 sì, anni sì, fa, sì, sì, ricordi? Fatemi. Certo! Allora, per un attore, diciamo, io non sono più così giovane, nel senso che a 30 anni, diciamo, un po' la mia parte da ragazzo giovane che inizia a fare teatro l'ho passata, però venendo dal teatro trovo che sia sicuramente per un giovane attore, ma anche come per chi fa musica, penso, e poi va a suonare, non ti dico nei pub o nei piccoli concerti, ti fai le ossa e ti permette anche di fare dei rischi e prendere dei rischi, che quando poi fai un concerto grande o lavori su un set dove i tempistiche e i soldi sono, diciamo, tanti e hai poco tempo e poi non puoi sbagliare, ti dà quella sicurezza di poter dire ok, riesco a gestirlo, non so come dire, non so com'è per te, come... Beh, io ho iniziato studiando a teatro, dalle Marche. Tra l'altro, sempre qualche anno fa sono riuscita a scrivere e a portare in scena un mio spettacolo ed è stata l'esperienza più bella della mia vita. E però purtroppo, per fortuna, ultimamente non ho più fatto teatro perché hai serie TV, film, poi sì, ti portano un po' su altri percorsi. Però sì, sono convinta che la dimensione del teatro sia fondamentale. La filosofia di Off-Broadway è molto interessante. Il lavoro che fanno i ragazzi lo apprezzo molto e lo stimo. Oggi è molto difficile provare a fare del materiale di qualità e quindi avere persone intorno a te che si sforzano in questa direzione, pur sapendo che non sarà facile commercialmente parlando, è molto bello, cioè per noi è stimolante lavorare in un set di una canzone comunque scritta e prodotta con un fine artistico e penso anche che sia una cosa che poi all'ascoltatore arriva. Io sono assolutamente d'accordo con te, mi sento anche di dire che diciamo che al giorno d'oggi dove la superficialità regna sovrana su tutti, quando provi a fare qualcosa di importante perché ci tieni in un qualche modo, personale. Esatto, la differenza si vede e da artista, diciamo, in generale, quello che mi sento di dire è che quello che differenzia poi i grandi da chi lo fa tanto per è se uno ha qualcosa da dire. Nel caso loro, dei The Likes of Me con Off-Broadway, cioè il messaggio è bello forte, cioè ti fa riflettere sia la canzone che il video come è stato girato, ti lascia qualcosa che va oltre il semplice ascoltare la musica, forse, che è, a mio avviso,
insomma, molto importante e molto bello. Io mi auguro che continuino su questa strada. Prossimi progetti. Io al momento ho appena finito uno spettacolo a teatro che si chiama Killology di Gary Owen, che riproporremo sicuramente la prossima stagione a teatro, mentre dal 31 gennaio al 17 febbraio 2019 saremo al Piccolo Eliseo con Fuori gioco The Pass di John Donnelly, che è la storia di un calciatore omosessuale. Dopodiché, altro spettacolo a teatro dal 17 marzo al 31 marzo, Loose Ends, al Teatro Off Off a Roma. Dove mi vedo? Mi vedo bene? Non so. Dove mi vedo? Spero di continuare a lavorare e fare le cose che sto facendo così e a un pubblico sempre più grande. Quindi questo è. Grazie ai ragazzi per l'occasione. Bene, io ho finito due settimane fa di girare un film che si chiama Buio, che abbiamo girato a Torino. È un grande dramma, ma di più non vi dirò perché, insomma, la strada è lunga. Uscirà l'anno prossimo, ma ancora non so date precise. Poi, sempre l'anno prossimo, uscirà Like Me Back, che è un film girato in Croazia che è stato presentato al Festival di Locarno. E io mi vedo, l'anno prossimo vorrei laurearmi, è già una cosa. Lei si sta pure laureando oltre a lavorare fare. E poi niente, spero di trovare altri progetti interessanti come... Poi ovviamente il prossimo video di The Likes of Me. Beh, ovvio, cioè, se non ci prendono, certo. Poco ma sicuro. Se non ci prendono non vale tutto quello che abbiamo. Assolutamente non vale niente, fa schifo il video. Allora, mi raccomando, seguite, guardate, condividete il video di Off Broadway, The Likes of Me, su YouTube, canale Vevo. Io colgo l'occasione per ringraziarvi. Grazie a te, grazie mille. Veramente grandi, grazie mille. E io invece colgo l'occasione per ringraziare gli amici di lasciamiapensa.com. Bella! Allora, bella. Io faccio questo. Gli occhi. Bella, raga.